Salve a tutti da Giusy, oggi preparo una ciambella salata ripiena. Gli ingredienti che ci occorrono sono 500 g di farina manitoba, 2 uova intere, 60 g di margarina vegetale sciolta, 180 g di latte di soia, una bustina di lievito di birra secco e un cucchiaino di sale. Per il ripieno ci occorre 250 g di prosciutto cotto a fette, 100 g di formaggio filante a fette, potete metterlo anche affumicato, 2 mozzarelle tagliate a fette, tagliatele prima, così lasciate scolare l'acqua in eccesso, e 4 wurstel tagliate a rondelle. Andiamo a preparare. Nel boccale metto il latte e il lievito. Azione il bimby, 2 minuti, velocità 2. Aggiungo la farina, le uova, il cucchiaino di sale e la margarina. Aziono il bimby, 2 minuti, velocità spiga. Ho messo poca farina sul tavolo, l'impasto è pronto, tiriamo fuori, mettiamo un po' di farina. Allora, volevo darvi un mio pensiero. Quando faccio l'impasto a spiga, praticamente lo dovete impastare senza misurino, perché col misurino mantiene l'umidità all'interno. Quindi, se dobbiamo avere una pasta bella morbida e asciutta, conviene, secondo me, far impastare a modalità spiga senza misurino. Detto questo, ho formato la mia palla, metto poca farina in un contenitore, prendo il mio impasto, lo adagio, copro e lo metto a lievitare in forno spento con luce accesa per un'ora. A dopo. È trascorsa l'ora di lievitazione e adesso mettiamo poca farina sul tavolo e mettiamo l'impasto. Quindi adesso facciamo un bel rettangolo. Stendiamolo bene. Quindi dopo averlo steso per bene, incominciamo a farcire. Quindi mettiamo il prosciutto. Dopo mettiamo il formaggio a pasta filata. La volta scorsa l'ho fatto con la treccia affumicata. Quindi sistemiamo un po' così. Io vi ho dato delle dosi, poi mettetene più di meno a piacere vostro. Quindi dopo la pasta filata metto la mozzarella. Quello che vi raccomando, fate scolare l'acqua in eccesso. Dopo questo mettiamo anche i wurstel, tagliate a rondelline. E poi di nuovo, a piacere, metto dell'altro prosciutto. Adesso arrotoliamo. Tutto per bene.
taglio i bordi. E li metto da parte, non li buttate. Adesso chiudo la ciambella. E la vado ad adagiare in una teglia. Sigilliamo bene la pasta, altrimenti fuori esce tutto. Quindi adesso faccio dei tagli . Questi li metto uno da un lato e uno dall'altro. Adesso copro con una tovaglietta, lo metto in un luogo caldo e la lascio lievitare ancora per un'ora. 20 minuti prima che finisca la lievitazione, accendiamo il forno statico a 180 gradi. Dopodiché inforniamo e lasciamo cuocere per 30-40 minuti circa. A dopo. Adesso la ciambella è quasi fredda. La prendo con tutta la carta forno, l'ho messa nel piatto. Questa è la mia ciambella salata ripiena. Adesso ne taglio un pezzo. E questo è il risultato della mia ciambella salata ripiena. Alla prossima ricetta, ciao!